Il passaggio al mercato libero del gas, come noto, non comporterà nessun problema per i clienti extra, compresi quelli cosiddetti vulnerabili, per i quali non cambieranno le condizioni di fornitura. Al via la seconda edizione di Scuole Viaggianti, il progetto di educazione alla sostenibilità ambientale che Extra riserva alle scuole del centro Italia, che lo scorso anno vide la partecipazione di circa 40.000 ragazzi. Extra, con uno stand unico con Ali e Revet, sarà presente a Ecomondo 2023, la rassegna internazionale sulla green economy e l'economia circolare, che si svolgerà dal 7 al 10 novembre alla Fiera di Rimini. Genitori soddisfatti per le attività di Esserci, è quanto risulta dal rapporto della quarta edizione del progetto di Arezzo sostenuto da Extra per aiutare le famiglie di adolescenti a rischio e con varie disabilità.